Dei tre cittadini tunisini, tutti pregiudicati, arrestati una settimana fa dopo aver accerchiato e aggredito una pattuglia della polizia in Piazza dell'Unità a Bologna, due sono già fuori. All'udienza indirettissima, solo per il 29enne, già destinatario di una misura cautelare, è stato infatti disposto il carcere, mentre i due connazionali, che hanno tentato di difenderlo picchiando gli agenti, hanno ricevuto un divieto di dimora a Bologna. Anche per questo oggi il deputato della Lega Gianni Tonelli, già segretario generale del sindacato autonomo di polizia, è andato in questura a portare la propria solidarietà al questore Gianfranco Bernabei e ai colleghi aggrediti. Sì, il gesto è stato veramente grave e riprovevole. I miei colleghi sono stati aggrediti da persone straniere e la cosa che ci ha lasciato anche molto perplessi alla fine è stata la pronuncia giurisdizionale, perché se ospiti del nostro paese aggrediscono i simboli dello Stato, i tutori delle forze dell'ordine, coloro che lavorano per dispensare alla comunità concordia e pacifica convivenza, vengono aggrediti e alla fine vengono condannati unicamente 2 su 3 persone con un divieto di dimora nella città. Non voglio parlare di istigazione a delinquere, ma certo l'effetto preventivo della pena va assolutamente a farsi friggere. A me dispiace che la sinistra in questa città voglia addossare delle responsabilità al centrodestra con riferimento a quelle che sono le politiche della sicurezza. La sinistra amministra questa città, ha la disponibilità anche di una forza di polizia che è quella municipale, tra l'altro sotto organico, e ha governato il paese per gli ultimi 10 anni, a parte la piccola parentesi di Matteo Salvini al Viminale. La sinistra ha decapitato sull'altare della spending review quello che è stato un apparato della sicurezza. Stiamo già parlando di politica, le faccio una domanda ovviamente anche sul futuro del nostro paese. Si profila questo incarico a Mario Draghi, qual è la posizione della Lega? Intanto un aspetto estremamente positivo, un governo assolutamente inidoneo ha lasciato il timone di comando. Per quanto riguarda Mario Draghi, ha detto bene ieri sera Matteo Salvini, intervistato, vedremo sui temi. Quindi è un problema di contenuti e non è un problema di persone.